se non odi i tuoi errori, nel senso di odiarli, come fai a cambiare? Buongiorno e buon caffè. Eh già, se non odi, nel senso di odiare, quello che fai di sbagliato, quello che ti dà fastidio, quello che non vorresti accadesse, quello che sono i rischi, i pericoli che stai correndo, come fai a cambiare? Dove trovi la spinta e la motivazione per cambiare? Perché senz'altro la paura aiuta. È quello che tecnicamente viene definito il rischio del non cambiamento, le conseguenze negative che ti divorano, infatti vengono rappresentate in un'immagine famosa come coccodrilli. Ma quelli possono essere esterni, possono essere al di fuori di te, ma le cose proprio che tu fai, se non arrivi a detestarle, dove trovi la spinta per cambiarle? La paura può essere sufficiente? Perché l'odio è profondo, l'odio è violento, l'odio è capace di spingerti veramente su strade che non immagini. L'odio è come un vento che soffia e che ti spinge anche in salita. Lo trovi dentro di te l'odio per quello che fai di sbagliato, per i tuoi errori? Che cosa ne dici? Buongiorno e buon caffè.